Vorrei veramente déshabiller, dénuder, pour la France. È un Roberto Benigni sorridente e francofono, quello premiato ieri nella prima edizione del Farnese d'Or, un riconoscimento istituito dalla Camera di Commercio francese in Italia e assegnato nella sede dell'ambasciata transalpina a Palazzo Farnese a Roma ai protagonisti in ambito economico, sociale e culturale dell'amicizia italo-francese. Che premio è il premio Farnese? Nessuno sa che premio è perché è la prima edizione e questo è anche un grande onore. Che sia la prima volta di Farnese d'Oro, è vero? È la prima volta che prendo questo premio, giuro. Il Farnese d'Oro è consacrare la relazione tra Francia e Italia. Per noi ovviamente avere Roberto Benigni è veramente un grande orgoglio. Riceve lo stesso premio di Benigni. E vuoi mettere? quindi da Oscar. Soldato! Ma tu sei l'uomo che fa per me! E Asterix è stato uno dei momenti più belli, diciamo, della mia vacanza cinematografica perché facevo solo l'attore. Buonanotte a te. A domani qua. Roberto Benigni, che ha recitato in Asterix e ha voluto Jean Reno nel suo La Tigre e la Neve, ci annuncia in futuro una collaborazione con un famoso produttore francese. Seydoux, Monsieur Seydoux, col quale abbiamo avuto tanti progetti insieme e qualcuno anzi anche per il futuro. Cos'è che ci unisce molto tra italiani e francesi? Adesso ci unisce anche la politica, perché c'è un Parlamento all'italiana in Francia dopo le ultime legislative. Siamo avvicinati molto all'Italia. Manca solo una scissione, poi siamo proprio all'Italia precisa.